Incontro-scontro tra ignoto e razionalità, ambiente selvaggio e ambiente civilizzato, tra il libero ed armonico mondo naturale e il rigido e repressivo mondo umano. Il film inizia inquadrando in contrapposizione le rocce vulcaniche di Hanging Rock, dalla strana forma che molti associano alle sculture dell'isola di Pasqua o ai megaliti neolitici inglesi, e il collegio costruito dalla mano dell'uomo. Il tutto simboleggiato dalla misteriosa scomparsa di due studentesse e di una insegnante. Celebrazione della forza enigmatica della natura in opposizione alle ferree regole della società, opera simbolica per eccellenza, il film si caratterizza per l'atmosfera opprimente ed angosciosa. Hanging Rock equivale a roccia appesa, ma anche roccia incombente. Un film inquietante e intrigante, un perenne flusso tra sogno e realtà che ammalia e coinvolge, e che rese il quasi debuttante regista australiano famoso in tutto il mondo. Un film che pone incessanti interrogativi, tracce e indizi per arrivare alla soluzione del mistero abbondano. Le ragazze camminano a piedi nudi, ma gli animali non le toccano. Sono le donne e non gli uomini a scomparire. L'orologio si ferma proprio a mezzogiorno, l'ora magica per eccellenza secondo gli antichi, le ragazze si disfano dei propri vestiti. A scomparire sono donne i cui nomi iniziano sempre con la M, Mater Natura. Mille le interpretazioni date al film. Quel che è certo è che in tutta la sua filmografia il regista pone l'accento su un mondo che vuole controllare la natura violentandola e indica la possibilità del singolo individuo di ribellarsi ad esso. Giustamente Alan Tasselli sottolinea che di fronte a questo film a noi spettatori è concesso formulare ipotesi, congetture, supposizioni, accumulando dubbi su dubbi, incertezze su incertezze, ma arrivando di fatto a nulla. Chi spera in un thriller, in una mystery story col suo finale risolutore che spieghi l'accaduto, sarà inevitabilmente deluso.